È il terzo anno che sperimentiamo questa formula che ci pare vincente da diversi punti di vista. Uno, perché nella nostra università coniughiamo la dimensione, diciamo, più teorica con quella del fare concretamente. E ci piace l'idea e piace al rettore l'idea di far sentire la loro voce che dice cosa significa studiare ad Urbino. Quest'anno abbiamo trovato poi la quadratura perfetta perché queste ragazze, sono quattro ragazze che hanno ideato alla fine la campagna in un contest molto più allargato, parlano direttamente ai ragazzi e alle ragazze che vengono dalle scuole superiori usando il loro linguaggio e portando la loro esperienza di studentesse, di come vivono la vita ad Urbino e nell'esperienza dell'università all'interno delle parole della nostra campagna. In questo caso è una campagna tra virgolette militante, nel senso che i ragazzi protestano e parlano ai loro colleghi, alle loro colleghe che verranno in questo Ateneo l'anno prossimo con un piglio, devo dire, molto deciso, che a noi ha divertito molto. C'erano campagne forse anche più belle da un certo punto di vista, ma non così sintonizzate col mondo fuori, e quindi è il motivo per cui poi alla fine ha vinto, perché di un contest si tratta, va detto, sono 5-6 gruppi che ogni anno si cimentano. Lo spunto è nato sicuramente proprio dal riflettere sulla nostra esperienza personale nel contesto scolastico e poi ci siamo accorti che tutto quello che provavamo noi a scuola lo provano i ragazzi oggi, quindi è bastato poco per far uscire tutte quelle cose che ci davano fastidio. Che davano fastidio magari a una di noi, ci siamo accorte che davano fastidio a tutte. Abbiamo proprio deciso di portare questi fastidi nella campagna e abbiamo lavorato in maniera molto sinergica tutte quante, ci siamo trovate molto allineate in questo. Questa campagna, ma ripeto anche le precedenti, hanno avuto proprio questo messaggio, non solo fumo come dicevo, ma anche arrosto, cioè in questi messaggi si capisce esattamente quali sono i valori che guidano anche l'attività dell'Ateneo, sia dei docenti, dei ricercatori, diciamo il valore che sta dietro questa comunità accademica che coinvolge anche la città di Urbino, quindi un posto dove si vive bene, in modo tranquillo e anche se ci sono le condizioni per poter studiare, quindi formarsi bene per affrontare le sfide del futuro.